Francesco Meleca, direttore dell'Automobile Club Molise, insomma, quarto appuntamento con Ruote nella Storia. Una bellissima giornata come sempre, sicuramente la quarta edizione vuol dire che c'è continuità, c'è programmazione, soprattutto c'è voglia di fare questa giornata anche da parte degli appassionati di auto d'epoca. Sì, la nostra insomma è una passione che coinvolge tutti quanti i nostri associati. Questo è il quarto appuntamento, insomma noi siamo felicissimi di organizzare quest'altra tappa. C'è stato un boom di partecipanti, di richieste. Evidentemente il nostro progetto culturale, sportivo va avanti a gonfie vele, quindi saremo circa 50 gli equipaggi e partiremo. Quindi è la classica bellissima giornata che noi vogliamo organizzare come Automobile Club Molise, è il connubio di insomma, passione per lo sport, e scoperta dei nostri borghi, e percorsi culturali, perché ad Agnone faremo le visite delle fonderie Marinelle e delle antiche chiese di Agnone, e si finisce poi col percorso enogastronomico, quindi tutto ciò che riguarda il Molise, il nostro territorio, che intendiamo valorizzare. Assolutamente, ti conosco da anni, devo dire, c'è una peculiarità, no? L'Automobile Club Molise, specialmente con la tua presenza, ogni evento che è stato organizzato è stato finalizzato comunque a mettere in risalto una parte di questa bellissima regione, perché poi sostanzialmente il Molise ne ha bisogno, e c'è turismo e soprattutto questo tipo di attività permettono anche agli equipaggi, insomma, di fuori regione di conoscere quelle che sono poi le bellezze del nostro territorio. Esatto, infatti è uno degli scopi delle mission dell'ACI, quella di valorizzare il territorio dove l'Automobile Club vive e lavora. Quindi il Molise è un territorio bellissimo, in parte poco conosciuto, quindi il nostro scopo è quello di, attraverso questi eventi, di farlo conoscere. E gli obiettivi li stiamo raggiungendo, perché sono tantissimi equipaggi di altre regioni che vengono, quindi da Roma, dalla Sicilia, da Napoli. Quindi è un contesto all'interno del quale cerchiamo di coinvolgere gli altri club storici alla scoperta del territorio. Il territorio molisano è bellissimo e la possibilità di fare queste giornate rende tutto molto più bello. Poi le auto d'epoca, no, è davvero quello, la vera, puoi notare la vera passione, no, degli automobilisti, perché sappiamo che per mantenere bene queste auto, per fare anche un tragitto verso Agnone, c'è bisogno di tanta manutenzione, c'è bisogno comunque di tanta cura nei confronti delle proprie auto. Assolutamente sì, infatti curano le loro macchine come fossero dei figli, per fare questi percorsi le devono curare tutto l'anno. Sono macchine che hanno oltre 40 anni, perché i nostri raduni si caratterizzano dalla richiesta di una presenza di macchine che hanno almeno 40 anni di vita, quindi hanno una loro storia, hanno attraversato tantissimi percorsi, se aggiungiamo i percorsi dei nostri raduni, quindi grazie a loro, senza di loro tutto questo non potrebbe esistere. Sono tutti quanti soci di ACI Storico Molise e quindi noi li accompagniamo in questa loro passione, standogli vicino e supportandoli, organizzando gli eventi, insomma. Assolutamente, non solo insomma, eventi dedicati alle auto storiche, ricordo avete organizzato anche dei convegni molto interessanti come la mobilità del futuro, quindi cercate di essere vicini anche a quello che poi potrebbe essere la panoramica da qui a qualche anno per gli automobilisti e soprattutto poi non ci dimentichiamo anche il lato agonistico sportivo, perché nel weekend del 21 e 22 settembre tornerà anche l'appuntamento con il Memorial Gianluca Battistini, che sicuramente diciamo, è l'evento clou dell'automobilismo molisano. Assolutamente sì, e noi chiaramente ci occupiamo di tutti i versanti dell'automotive, quindi abbiamo organizzato questi convegni e una cosa interessante è proprio questa: abbiamo organizzato, tu c'eri, questo convegno sulla mobilità del futuro, quindi qui abbiamo la mobilità del passato storica e la mobilità del futuro, noi ci occupiamo un po' di tutti i settori. Per quanto riguarda le attività agonistiche, l'appuntamento con lo slalom, il 31esimo slalom, è un appuntamento importantissimo. Ricordiamo che la nostra tappa fa parte del campionato nazionale slalom, sono 9 le tappe in Italia, di cui una sta qui. È una tappa gloriosa perché 31 anni sono tantissimi, è il memoria in cui ricordiamo un Gianluca Battistini, che è una persona alla quale tutto il territorio è legato, così come alla famiglia Battistini, quindi sarà un importantissimo evento. Quindi eventi agonistici, eventi culturali, eventi di autostoriche, eventi sulla mobilità del futuro, diciamo, cerchiamo di abbracciare tutti i versanti della mobilità.